In marcia per la pace con 1000 studenti, l'iniziativa promossa dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale è stata ospitata per il terzo anno consecutivo a Loreto. L'appello del presidente Latini e il monito dell'arcivescovo Dalcin affinché sia messa in atto una buona politica a servizio delle comunità. Ma le radici delle guerre sono sempre le stesse, il predominio sugli altri senza una ragione, rimangono intatti nel corso dei secoli, è una guerra che nasce dal mondo primitivo fino a oggi, ma sono del tutto inaccettabili, ingiustificabili, perché poi a pagarne le conseguenze sono persone, in particolar modo bambini, in particolar modo anziani, persone che nulla c'entrano con guerre di potere. Quindi questa è una ingiustificazione che chi si porta praticamente a affrontare con le armi e le proprie ragioni non ha mai avrà, e per questo credo che anche un'istituzione come il Consiglio regionale delle Marche deve significare ai fini della storia, ai fini dell'azione che può svolgere contestualmente la propria attività, un impegno forte verso la pace, che non è una resa a coloro che sono, come posso dire, sopraffattori, ma è invece un impegno a ritrovare le giuste ragioni di fronte a un tavolo di composizione. Il clima di guerra pesa ulteriormente su una situazione che fatica, io penso a quante famiglie fanno fatica ad arrivare a fine mese. Penso per esempio alla prospettiva degli ammalati, degli anziani che guardano al futuro con un grande rischio, un rischio sempre maggiore, non dovuto solo all'età o alla malattia stessa, ma anche alle condizioni in cui ci si trova, all'isolamento, alla solitudine. Penso anche ai ragazzi e ai giovani, alla prospettiva che hanno davanti. Quale prospettiva? È qui che ci vuole una grande politica, perché non possiamo fare demagogia della pace. La pace va costruita nelle nostre realtà concrete, cominciando da noi. La manifestazione è importante, importantissima, ma non basta dire basta alla guerra. Bisogna praticarla la pace, e per praticarla c'è bisogno di una buona politica. Oggi credo che sia quanto mai necessario manifestare per la pace, ma oltre che con il cuore e con la mente, credo che sia importante farlo con la presenza fisica, perché testimonia in maniera vivida il fatto che non possiamo più girarci dall'altra parte e far finta di non vedere quello che sta accadendo oramai da 2 anni in Ucraina e da diversi mesi nella striscia di Gaza. Tutti quanti sappiamo che oggi le guerre moderne mietono vittime civili, bambini e soprattutto rendono la vita di quelle popolazioni disumana, in condizioni disumane. Io non so se questa manifestazione rappresenta una goccia d'acqua, so che da italiani e da europei abbiamo dimostrato che quando c'è la volontà gli uomini, gli stati riescono a trovare le condizioni per creare una pace duratura, come abbiamo appunto fatto noi europei. Il fatto di essere qui oggi in una città mariana, ecco, vuole essere credo un segnale di speranza che questo percorso venga intrapreso da quelle popolazioni e da quegli stati. Ma direi che in questo momento storico è sempre importante, ma in questo momento storico è veramente fondamentale dimostrare che ci sono tante persone che vogliono la pace e che non sono contente di come sta evolvendo la situazione in alcuni paesi non molto lontano da noi. Perciò sia la crisi che c'è tra Russia e Ucraina, sia quello che succede in Medio Oriente, credo che debba essere al centro delle conferenze di pace più che degli accordi per magari aumentare gli armamenti o per far partecipare le truppe anche occidentali a questa guerra. Per cui è una testimonianza che viene da una città importante come Loreto e che secondo noi va condivisa assolutamente in tutta Italia. Ma è importante intanto perché soprattutto in questo momento nel mondo stanno accadendo cose drammatiche, assurde, che coinvolgono tutti noi. E allora l'Ucraina, il Medio Oriente, ma anche le altre guerre di cui poco se ne parlano, sono significative di un momento in cui dobbiamo evidenziare, noi che abbiamo ruoli istituzionali, la voglia di contribuire alla pace. E allora Loreto è la città per antonomasia dell'accoglienza e della pace, e credo che da parte della Presidenza del Consiglio sia importante mantenere questo appuntamento. Siamo alla terza edizione e quindi la terza edizione dove ancor più quest'anno il messaggio sarà forte, perché la stessa presenza di tantissimi giovani di tutte le scuole delle Marche è significativo di quanto questa iniziativa deve cogliere soprattutto le generazioni giovani, perché devono capire che un mondo
di pace, è un mondo di gioia, è un mondo di festa. Dove ci sono le guerre ci sono i drammi che sono sotto gli occhi di tutti noi, quindi da parte mia non può essere che importante essere qui, vedere tanti colleghi che sono presenti con noi e ringraziarli per questa loro continua presenza e continuo sostegno alla pace. Perché oggi è importante manifestare per la pace? Innanzitutto perché la tensione del mondo è molto forte. C'era già una grande ferita in Europa, al cuore dell'Europa, il conflitto ucraino-russo, che secondo me è un conflitto che è stato costruito, poteva andare altrimenti. Speriamo che i percorsi di pace prendano campo. E l'altro è ancora più esplosivo, nel cuore del Medio Oriente, a Gaza, che tra l'altro diventa una guerra di sopravvivenza per alcuni e una guerra per altri per riuscire a vivere in pace, a vivere nella serenità. E quindi sono quelle situazioni che è difficile capire chi ha torto e chi ha ragione. La guerra in fondo è l'incapacità di trovare una sintesi, bisogna che il mondo trovi una sintesi, perché precipitando nella guerra, la guerra non rimane più un fatto locale, coinvolge gli equilibri del mondo e coinvolge le vite di tutti. L'esempio della guerra russo-ucraina ci dà la visione di quello che può accadere, cioè quel conflitto che sembra localizzato in un'area in realtà sta portando a tensione sociale in tutto il continente europeo, alla crisi economica che soprattutto ha investito la Germania, che è il paese ovvio confinante, ma poi investirà tutto il continente con la diminuzione del benessere sociale per tutti. Quindi la guerra, soprattutto in mezzo a paesi che hanno costruito una struttura civile avanzata, è un disastro che contagia. Siamo presenti e è stata una cosa bellissima che il presidente Dino Latini abbia convocato ancora una volta tutti gli amministratori, perché dobbiamo unire le forze al massimo per contrastare questa propaganda bellicista che è davvero pericolosa e davvero ci sta spaventando molto. Noi comunque continuiamo a operare, come diceva Gino Strada, continuiamo a operare contro la guerra. Io non sono pacifista, io sono contro la guerra. Noi dobbiamo unire tutte le forze contro la guerra per veramente andare in direzione ostinata e contraria, come si diceva De André, Fabrizio De André.